tutti voi ragazze e ragazzi, il vostro caro Mastro Kinga e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon versione Platino. Nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto la Lega Pokémon, diventati campioni del Lega di Sinnoh. Ok. Dobbiamo andare sia dal professor Rowan che dalla sia dal 206 su 200, come 206, vediamo che ci manca. Comunque dobbiamo completare il Pokédex, dove ne ho visti 206, a quanto pare ne mancano 4 appunto. Quindi direi sicuramente di andare a capire quali sono innanzitutto i Pokémon che mancano. Allora, questi tre spazi mi sembra che siano dei gli spazi dei comunque dei tre Pokémon dei laghi. Quindi allora sicuramente devo capire. Ok, sì, sono i tre Pokémon dei laghi e Manaphy. Allora, quindi farò innanzitutto un salto a Cuoripoli, perché uno dei quattro Pokémon che mancano, ovvero Manaphy, si trova a sud. Sinceramente non so il perché non mi abbia fatto apparire i tre Pokémon dei laghi, nonostante di tutte le volte che li ho visti. Però sicuramente uno strumento. Che strumento è? Bullo. Ok, che non è che mi interessa chissà quanto è importante. Ok, abbiamo intravisto Manaphy e in teoria dovrei averlo inserire all'interno del Pokédex. È il numero 151 del Pokédex, appunto. Manaphy sta qui, il che va bene, quindi mi mancano solamente i tre Pokémon dei laghi. Non so se devo obbligatoriamente andare a cercarli e combattere, però nel dubbio vado qui a Memoride, per il semplice motivo perché qui c'è l'incisione e non so se all'interno della casa dell'anziana signora, no, questo è il market, ovvero questa qui. Sì. Ok, questo parla dei tre Pokémon. Dubito che me li abbia fatti vedere. Ok, lui parla di Mesprit, di tre Pokémon. Ok, sempre 207 e 210, a quanto pare per poterli vedere devo necessariamente
andare ai tre laghi per poterle andare a inserire all'interno al Pokédex. Ok, allora direi sicuramente andare a due foglie per poter vedere il primo dei tre. Come potete vedere qui il livello dell'acqua si è alzato, quindi possiamo andare al centro del lago per vedere Mesprit. Ok, sì, ok, il primo di tre l'abbiamo visto. Quindi ora devo andare agli altri due laghi. Quindi andiamo a Pradovoli. Direi di usare la bicicletta per fare giusto un po' più veloci. Poi una volta visti tre Pokémon dei laghi, possiamo finalmente andare al professor Rowan e farci dare il nuovo Pokédex, perché senza il nuovo Pokédex non possiamo andare a vedere le, possiamo andare solo all'area sfida, quindi nelle altre due aree non possiamo andare. Quindi abbiamo Azelf e dovremmo lottare contro di lui. Mi raccomando, essere sicuri per catturarlo, perché se non lo catturate, almeno in questa partita non è che mi interessa più di tanto di catturarlo, no. Però normalmente se non lo volete catturare, se non lo catturate, non avrete altre possibilità di catturarlo, almeno per quanto riguarda questi i tre Pokémon dei laghi. Allora, non so quanto vi posso togliere con le mosse tipo acqua. Ok, troppo per però il che è bastato per renderlo visibile all'interno del Dex. Quindi direi sicuramente di andare verso Nevevoli per andare a catturare l'ultimo membro della squadra. Cioè catturare vuol dire vedere l'ultimo membro, l'ultimo componente del Pokédex. Ok, siamo arrivati al lago Arguzia. E infine troviamo Uxie. Voglio provare con Raggio Aurora magari. Ok, Raggio Aurora è più debole, perché almeno lui voglio provare rispetto agli altri è rispetto all'altro voglio provare a catturarlo. Ok, devo mettere questi leggendari, comunque sono molto molto difficili da catturare. Per fortuna avevo fatto scorta di Pokéball, meglio di Ultra Ball. Anche se devo ammettere sono quasi tentato di mandarlo KO anche lui.
Ok. No, volevo fare info, ma volo e andare finalmente a Sabbia Fine, dove prima di tutto curerò la squadra, o meglio curerò Vaporeon, che è l'unico membro dato KO, ed infine entrare all'interno entrare, ok, perfetto. Vi facciamo vedere il Pokédex che abbiamo, comunque abbiamo memorizzato tutti i membri, e arriva il professor Oak. E quindi, per quanto riguarda diciamo che per quanto riguarda il Pokédex, ci dà quello nuovo. Ok, Pokédex nazionale. Perfetto, quindi ora potremmo andare a visitare tutte le aree. Ok, ci dà il Poké Radar, che è utile per trovare i Pokémon Shiny. Perché se riusciamo a fare una sorta di catena dello stesso Pokémon per più di un tot di volte, aumenta la possibilità di incontrare uno Shiny. Sì, vuoi raggiungere zona lotta e... Ok, ancora Camilla che parla tra sé e sé. Ok, ci parla della sfida. Ok, perfetto. E quindi in questo traghetto possiamo arrivare all'area sfida. Ah, è vero, ora mi è venuto in mente. Ok, dobbiamo fare un'ultima lotta. Per fortuna abbiamo Vaporeon davanti, quindi contro Vulcano dovremmo stare a posto. E se nel caso Barry non abbia battuto i Pokémon di Corrado, possiamo sempre cambiare membro della squadra e diciamo sfruttare la cosa, nel senso cambiare controterra e battere la squadra. Infatti ho usato Fulmine, ha mandato KO ho usato il progetto, quindi siamo a posto. Vediamo se riesco comunque a battere. Ok, in teoria dopo questo turno, no, non ce l'ho fatta, e quindi direi di usare tranquillamente direi terremoto, per il semplice motivo che a parte colpisco entrambi, ma le mosse di tipo terra non sono super efficaci contro le mosse di tipo Elettro. Poi Deku è salito a livello 62 e direi di usare l'ultimo terremoto. In teoria, ok, che basta per battere sia Corrado e Vulcano. Quindi diciamo abbiamo battuto una seconda volta uno dei Super 4. Ah, ok, abbiamo incontrato Palmer, che è il boss lotta dei Super 4, cioè il boss lotta della torre lotta. Ok.
Ok, abbiamo visto pure il nostro amico, il nostro nuovo chicco. Quindi direi anzitutto di curare la squadra, il che sarebbe veramente veramente cosa utile. Ora, entrando qui nel parco lotta, ok, non mi hanno pensato il ok il registro dati, però non volevo parlare delle varie zone. Allora, quindi abbiamo ogni vittoria, ogni tot di vittoria, ogni set ci danno gli LP, ci danno dei premi, quelli ad esempio ci danno proteine per un LP, quindi veramente veramente cose buone. Quindi poi ci danno i vigor, cerchi, facce, eccetera eccetera, che aumentano le cose, erba chiara, fiammosfera, quindi cose, strumenti da dare ai Pokémon per poter rendere più forti. Qui ci danno invece, per quanto ci riguarda, le MT, anche questo è buono. Qui ci danno dei Poké Gratta, che si, con i quali possono vincere premi a caso. Ora andiamo a vedere giusto i vari edifici. Questo sarebbe tipo l'edificio del, questo è il parco, questo edificio è un parco lotta, quindi tu uno si sceglie dei Pokémon e mi pare uno solo si poteva scegliere, e dal quale si poteva tranquillamente battere dei tipi penso più o meno casuali, nel senso casuali, scegli il tipo da battere e uno è ognuno se lo decidi di con chi battere più o meno. Questo vediamo, vediamo se ci dice l'edificio, è il azienda lotta. Sì, possiamo affrontare ah ok, e questo è quello con i Pokémon a Nolo, quindi è una cosa carina per poterlo sfruttare per i vari membri. Ci sono altri edifici qua sotto, mi sa. No. Ok. Ci sono altri. Sì, qui ci sta un altro edificio sicuramente. Tu che cosa sei? Arena lotta. Abbiamo un info, singolo doppio, tabellone di gioco. Ah, ok. Quindi diciamo ci saranno alcuni eventi che potrebbero essere favorevoli oppure no per il giocatore. Ok, invece questo qui dovrebbe essere maniera rotta. Punti maniere dovrai gestire in un certo modo. Possono essere usati corrieri di Pokémon. Ok, affittare strumenti, bug e così via. Ok. Questo dovrebbe essere una cosa abbastanza carina, per il semplice motivo che non solo, mentre nelle altre lotte a prescindere li curano i Pokémon una volta vinta, qui te dovresti cavare da solo per curarteli oppure no. Invece questa torre rotta è dove si trova il padre di Barry, Palmer, e ogni tot di vittoria si avrà la possibilità di sfidarlo. Ora raccolgo queste bacche
Quindi abbiamo preso in totale 4 bacche melon e una bacca grana. Vediamo se anche in questo caso ce ne dà una oppure... Ok, 2 bacche grana e 4 bacche melon. E di qua ci dà... Ok, lui ci dà il super amo, che sarà utile per catturare Phoebus. Allora, direi semplicemente di andare. Ok, allora, non so se qualcuno di loro... Direi tranquillamente di tornare indietro momentaneamente, perché voglio andare, voglio prendere Bibarel, il nostro caro amico, che amico Pokémon che conosce tutte le MT. Direi di invertirlo con Fighter, che metterò in un altro box. Io giusto capire perché non mi ricordo. No, sei caro duramente questo là. Ok. Ah, è vero, ne ho più di uno di Bibarel. Eccolo. Ecco perché il perché non avesse le mosse. Anche se ero sicuro di avergli imparato, insegnate. Infatti dai, io spaccherò il duramento e... Ok, direi giusto di insegnargli anche Scala Roccia. Al posto di Rotolamento. Ok. Per quanto riguarda il primo... Bibba, siamo a posto. Però direi di... invertirlo con Deco, perché ci sta la possibilità di fare lotte in doppio, quindi non è che avrei tutta questa voglia di farle con Bibarel a livello 15 squadra. Ci manda pure un Pidgeot. Ok, lui disagita, però il che non basta per... Ok, voglio provare con Surf. Ok, lo mandiamo giù. Vediamo quale strumento incontriamo qui. Caramella rara, che mi conserverò ovviamente, perché non so se faremo il... Vedere ancora se fare il video o no delle varie evoluzioni della squadra. E direi di invertire Rainbow con Sparkle. Ok, ci mando Slowbro, anche se preferisco andare a capo una mossa solo, però. Ok, è rimasto solo lui o lei. È una lei, ok, con un po' come Ranger. Ok, ce l'ho usato riposo. Però non lo, lo buttiamo giù al modo. Ora ci manda Arbok. E infine con Raggio Aurora riusciamo a mandarlo KO. Vediamo se qui si va avanti oppure si va avanti, però non voglio andare avanti di qua, perché non tanto perché voglio farmi tutti gli strumenti, anche, cioè più che altro voglio farmi tutti i vari strumenti che posso magari incontrare a filo dente. Ok. Abbiamo incontrato un Machoke, però direi che è giunta l'ora di cominciare a usare
i nostri repellenti. Allora direi tranquillamente, se lo trovo, di usare il condividi esperienza a Biberel, giusto per allenarlo. Qui troviamo un PS su, che ripeto non userò, perché nel caso pure in cui dovessi incontrare e catturare in futuro altri Pokémon che si evolvono per amicizia, che mi pare che non fosse, mi pare pure ad esempio lo stesso sia Togepi, però non mi ricordo se l'ho fatto già evolvere oppure no. Poi non mi ricordo il nome del Pokémon, comunque quello che si evolve in Roselia e poi in Roserade si evolve per amicizia, e poi comunque ci sono comunque altri che se ne evolvono. Quindi questi strumenti, ora che abbiamo battuto la Lega, è comodo tenerseli per un domani dovessero servire. Ok, anche tanto mentre è salito livello 18, che mossa vuole imparare. Botte in testa no, perché a scala roccia e taglio sono meglio di botte in testa. Allora direi di usare ricarica totale sul Rainbow, così usarlo. Troviamo un rivitalizzante, anche se devo ammettere che non è che ci servono. Comunque Fantana allenatore ci manda Starmie. Non mi ricordavo che fosse super efficace. Livello 63 per Rainbow. Vediamo con Raggio Aurora cosa riusciamo a fare. Riusciamo a trovare un po', esatto, perché è di tipo drago. Tanto mentre entriamo a livello 20. Lì c'è lo strumento. Ok, ci dà un'acqua fresca. E ci finisce il repellente. Ok, troviamo un distra Roma. Direi sempre di usare la nostra amica ricarica totale e di tornare le nostre amici revitalizzando repellenti max. Allora, come prima cosa sicuramente voglio andare a prendere quello strumento che sta qui, e otteniamo un dubbio disco. Ora combattiamo contro questo fanta allenatore, che ci manda innanzitutto un Pinsir che usa danza spada, quindi da stare attenti. Ok, livello 21 per Mentadent. Ci manda un Lantern. Direi di sfruttare Verde Bufera, che essendo tipo acqua e acqua elettro, ci dà la possibilità di battere facilmente. Però non con Luxray, perché anche tipo elettro, e mi pare, se non ricordo male, veniva potenziato dalle mosse di tipo elettro. Ok, ci manda un Fluffy. Ok, ci ha paralizzato e anche pure mandato giù, però non è un problema perché abbiamo Deku che possiamo utilizzare tranquillamente. Mentre nel livello 22 ci manda un Tropius, e direi di approfittare con Fuoco Bomba di Flamella, e lui per
Vuole imparare iperzanda, però no, perché non ho modo di... Non ho mosse da farti dimenticare. Altre bacche. Ok, baccamodoro. Marcalga. Ed infine l'ultima baccamodoro. Ok, qui per di qua mi sa che entriamo all'interno della nuova area. Quindi direi innanzitutto di combattere contro questo allenatore, che è un Pokémon di tipo drago. Però riusciamo a... sembrerebbe riuscire a batterlo abbastanza facilmente. Direi usare Sgranocchio, perché non so quanto terremoto possa essere utile sopra ad Altaria. Troviamo una pietra arborea, che è utile per far evolvere Pokémon come... Ok, era provvisti, siamo arrivati. E che è utile far evolvere Pokémon come Kyria in Gallade, per esempio. Ok, entro giusto all'interno del Pokémon Market, giusto per prendere le iperpozioni. C'è di porzioni repellenti max. No, non ne voglio. Tutti quelli mi bastano una ventina. Cioè, ne avrei dovuto dare una ventina. Vediamo se... Direi che totale quante posso prendere? 22. Giusto quel minimo per stare tranquilli. Allora, Di qua non si esce, ma si contro questo edificio. Ok, intanto abbiamo un coccio rosso. Lui insegna mosse in cambio di gocce, quindi era giusto a titolo informativo. Un Rattata. Ok, immagino che... Sì, appunto, che l'avrei battuto con una mossa sola. Allora, ho comprato i vari repellenti, perché non utilizzarli? Che qui incontriamo un carburante che non userò sulla mia squadra per lo stesso motivo di prima dei Pokémon che si evolvono per amicizia. Ora sicuramente devo battere questo allenatore, che ci manda un Tirogue che abbiamo buttato giù facilmente, e un Hitmochan. Penso con l'altro Tirogue che gli è rimasto volesse avere Hitmon lì. Ok, usiamo Scalaroccia. Grana. Ora comunque le rotte, quelle dove riesco a farle in doppio chip, le faccio tranquillamente. Ok, quindi direi tranquillamente salire qui. Girati, girati, vuoi fare la rotta in doppio?
Ecco qui. E quindi finalmente riusciamo a fare questa lotta. Ok, direi tranquillamente di usare, sì che non ho chiuso i Pokémon di tipo volante, perché ma se tipo di tipo erba non hanno effetto. Ok, anche il Altaria dovrebbe essere andato giù, perfetto. E lo 26 per Mentanet. Oh, ci manda Xalo. È un bel Pokémon Xalo. Ok, anche loro li ho battuti. Ed infine qui, ok, otteniamo Energipalla. Ok, ora scendendo di qua finalmente sembrerebbe possiamo andare avanti. Ok, qui non dovremmo incontrare Pokémon. Cioè non dovremmo incontrare strumenti, bensì solo Pokémon. Ok, ho scambiato Sparkle giusto per non tanto per allenare lui, ma per battere gli avversari in modo più rapido, avendo giustamente Pokémon di tipo elettro e avversari che predicano Pokémon di tipo acqua, sfruttiamolo. Ok, lui invece c'ha un aggiornamento per il Pokédex, in modo che ci possiamo vedere in varie lingue i vari membri del Pokédex. Direi di andare avanti. Si è buggato. A volte, ok, qui per questo 127 andiamo verso il Monte Ostile, il che non ci interessa al momento. Ok, qui abbiamo una tempesta di sabbia che potrebbe darci qualche tipo di problema. L28 per Mentenet, poi un pare sbadiglio, ma noi lo insegno. Ci manda un Sandslash. Direi di utilizzare tranquillamente Rainbow. Ok, ci manda un Manectric e direi di mettere avanti Dego, comunque a Terremoto. Ok, livello 63 per Deku. Qui sotto scendo giusto per lo strumento e troviamo una copertura. Qui vedo un allenatore. Che penso utilizzi appunto Pokémon di tipo lotta. E lo per 29 per Mentalent. Ci manda anche un Makuhita. Ok, un brutto colpo, intanto riusciamo a buttarlo giù. Ok, proviamo con Sgranocchio, magari riusciamo ad abbassargli un po' la difesa. Quanto pare no, però riusciamo a batterlo uguale. E visto che abbiamo davanti il nostro amico Luxray, direi tranquillamente di allenarlo quanto basta per, cioè ricaricare quello quanto basta per poterlo forse di livello. Non so se surf, ok.
come me l'aspettavo. Allora, direi tranquillamente di utilizzare una ricarica totale, visto che ne abbiamo 40, quindi non penso che ne comprerò più, o meglio, se fosse la partita normale direi di sì, però visto che questo tipo di partita non è che mi servono chissà quanto. Ok, mi vuole mandare un Gastrodon e direi di mandare avanti Deku e Giga Assorbimento, così recupera pure un po' di punti salute. Sicuramente qui ci sarà qualche tipo di strumento. Penso, no, mi sbagliavo. Però qui dietro sicuramente sì. Ok, disfocuscio. Il che va più che bene. Direi di andare avanti. Ok, lotta in doppio. Quindi dovrei utilizzare Luxray e Deku, dato che ho loro due avanti. Ok, utilizziamo. Ok, immaginavo che Furmidenti non fosse. Furmidenti non fosse tanto forte, ma mi aspettavo anche di battere l'Iron più facilmente. Ci mandano un Zangos. No, scarica. Oddio, potrebbe essere utile. Ah, ok. Meno male, su Deku un effetto. La mossa è tipo elettro. Ok, sicuramente utilizzerò Ok, perfetto. Marowak in Doga Po. Ed infine non ci resta che utilizzare Fulmindente e buttare giù Empoleon nella 32 per Mentalent. Finisce pure l'effetto di. Finisce pure l'effetto del super repellente. Ma a parte l'ultimo pezzetto di erba alta, non ricordo di che sia, cioè che l'abbiamo dovessi ci sta tanto da utilizzarlo. Ok, intanto uso fuoco bomba e ciao ciao alla buona Snow. Mentalent è arrivato a livello 33, vuole imparare Amnesia, no, non è mossa utile da insegnargli. Ok, percorso 229. Altro allenatore. Vediamo con. Ok, speravo di riuscirlo a buttare giù, però a quanto pare non posso. Ok, intanto utilizzo furti. Lui utilizza furto ombra, io un verde bofera, riesco a buttarlo giù. Ci vuole mandare Salamence, quindi direi mandare avanti Rainbow con la mossa di tipo ghiaccio. E quindi siamo finalmente all'area svago. Ora sicuramente direi, visto di che non Pepita, visto che qui non ci sono Power Market, di andare momentaneamente all'area sfida e poi tornare subito all'area svago. Quindi giusto approfitto al volo di del
del Pokémon Center e di andare subito al Pokémon Market per vendere un po' di roba. Ora abbiamo due filolenti. Allora, scendendo in giù devi trovare sia la pepita che il grande fungo. Pepita ci dà 5000. Ora direi tranquillamente di vendere le ball, tanto non penso che le utilizzeremo più di tanto, di vendere tutte le MT. Quindi direi di andare a partire dalla prima. Poi nel caso ce ne serve qualcuna si fa sempre in tempo a ricomprarle. Ok, sinceramente non mi ricordo. Ok, altri 3000. Partire vincita. Ok, mangia sogno, infine burlo. No, aspetta, non volevo comprare, volevo continuare a vendere, magari trovavo qualcos'altro da vendere. Ok, giusto qualche strumento che al momento non è che mi interessa più di tanto vendere. Direi approfittare e tornare subito all'area sfago, perché diciamo ho bisogno di qualche fondo cassa, perché di qua. E, ok, diciamo che ci hanno regalato questa villa, però il problema è che è un po' vuota. Ok, ci hanno, come regalo, diciamo, ringraziamento per averci accollato questa villa, ci ha dato questa ci regala quel tavolo. Direi di aprire un modulo, di prendere ad esempio un divano. Poi per esempio, riaprendo sempre il modulo, possiamo, per dire, prendere un comodino. E di tanto in tanto, mentre compreremo roba, dubito che ho qualche altra cosa da poter prendere, no? E i vari membri del, cioè, i nostri amici di Camilla, il professor Rovan e tutti quanti ci verranno a trovare. Allora ragazzi, direi che per questo video è tutto, anzi per questa serie è tutto. Direi che questo video può terminare qui, spero vi sia piaciuto. Poi nei prossimi giorni inizierò la nuova serie di Pokémon. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.